proposito di conferenze, tra l'altro, io sicuramente parteciperò a quella di Lisbona. Non so voi se avete intenzione di andare da qualche parte, e se già trovandomi in Portogallo. Carino. Quando sarà? Ok, Quella di Lisbona è i primi di novembre. vabbè. Arriva prima a Miami, allora. Sì. Arriva prima a Miami, dove il buon Bukele, il presidente del Salvador, ha annunciato che avrà una grande sorpresa da annunciare proprio in quella conferenza. E che secondo lui in quella stessa conferenza, come lui ha fatto l'anno scorso annunciando che il Salvador avrebbe adottato Bitcoin come valuta a corso legale, a suo parere altri due paesi faranno questa cosa. Quindi Sì, avevo direi sentito. che è minimo. Beh, comunque sarà. Tendenzialmente, se fosse così, sarebbe una notizia bomba. Forse Bombastica. più ancora di quello che sarebbe. Che è stato l'anno scorso. Beh, diciamo che l'anno scorso è arrivata un po' a sorpresa. In qualche modo adesso ci si attendono veramente annunci importanti, no? Per cui c'è un'attesa che prima non c'era. Era un po' come quando Steve Jobs presentò l'iPhone per la prima volta, fu una roba devastante. Poi dopo tutti gli anni ci si attendeva quel tipo di presentazione con l'iPhone nuovo, anzi, dopo uno rimaneva abbastanza deluso se non c'era una novità clamorosa tipo l'iPad, l'iPhone. Quindi quando la sganci grossa, poi ci si aspetta che sia tanto grossa. Parliamo di notizie, ovviamente. Sarebbe anche bello magari verso l'arrivo, diciamo, di questo evento. Sarebbe interessante fare magari un lanciltotto scommesse per andare a vedere effettivamente se ci azzecchiamo, a quali paesi potranno essere. Sì, e potrebbe anche essere interessante magari parteciparci in diretta live e seguire qualche evento, chi lo sa, magari. E lo vedremo. Assolutamente. Vabbè, chi lo sa se lo incontreranno, lo incontreranno, e soprattutto chissà se è un Senz'altro. valente. Magari parlava di cripto esattamente come ho sempre fatto io. Ai termini di studio, non avendo mai investito fino all'anno scorso, quest'anno essendo in Portogallo, restando in Portogallo, sì, posso decidere di investire in Ah criptovalute. sì? Ha intenzione di investire? E potrebbe essere Carino. un'idea, Comincia con 50 euro, mi raccomando. Un bel non di DCA. più. Esatto. E quindi parlando di dove vanno a vivere le balene, dove vanno a vivere, soprattutto in Svizzera. Non tanto perché non si paghino tasse, ma perché ci sono delle regole chiare. Già. Soprattutto puoi contrattare la tua posizione fiscale con il cantone locale e sapere che quella è la certezza di quello che andrai a pagare, inclusiva di quelli che sono i guadagni da reddito e di quelli che sono i guadagni finanziari. Chi ha tanti soldi va soprattutto in Svizzera, perché c'è una normativa chiara. E questo dovrebbe essere già di insegnamento ai nostri governanti, perché laddove invece c'è confusione e variabilità annuale di quelle che sono le imposizioni fiscali, questo crea confusione. Quindi chi ha i soldi cerca di scappare da questi paesi. A maggior ragione se poi anche dal punto di vista legislativo fai fatica ad avere giustizia, no? Che cosa vi posso dire intanto magari del Portogallo, essendoci qua? Il Portogallo non è che ha una normativa sulle criptovalute specifica, per cui è un paradiso fiscale per le cripto. No, semplicemente non ha ancora preso una posizione. Quindi non è né a favore, ma soprattutto non è contro. E correttamente e in maniera sana e intelligente dicono, finché non abbiamo capito bene com'è la situazione, è inutile che ci mettiamo a contrastare qualcosa che non, su cui ancora non abbiamo le idee chiare. Quindi, che cosa facciamo? Consentiamo di
cioè non blocchiamo la roba, né tantomeno tassiamo qualcosa che non è identificabile e non è dentro il nostro sistema legislativo. Che è comunque una strategia che ha un senso, anche perché ha un senso. Facendo così, probabilmente tu cosa fai? Dai l'opportunità innanzitutto alle persone che fanno business di svilupparlo, perché altrimenti magari tante volte o hai, diciamo, la possibilità di fare un certo tipo di business, secondo me, altrimenti vai anche, tra virgolette, un po' in crisi, nel senso che hai difficoltà in un paese come l'Italia di gestire certe cose. Ti blocca. E quindi magari tante volte sei obbligato ad andare all'estero proprio per riuscire a creare tutto ciò che hai in testa e vedere ovviamente se può essere funzionale anche al mondo del business, perché poi non tutte le idee, come si dice sempre dei progetti, devono essere per forza, devono andare per forza a buon fine, ecco, mettiamola così, però un conto è, diciamo, sballare in un posto dove comunque non ti castagna fino dal giorno uno, e un altro conto invece è accollarsi pure, non solo il rischio di impresa basilare, ma anche pure tutta una serie di spese per crearlo, ecco. E continuiamo a parlare delle nostre balene, perché comunque non ci possiamo fermare solo a enunciare alcuni posti. Negli Stati Uniti, ad esempio, ci sono alcuni stati dove diciamo il concetto di detenzione di cripto viene considerato in maniera molto differente rispetto ad altri. Se noi pensiamo ad esempio alla Florida, adesso giusto per fare un esempio, dove comunque il sindaco è Bitcoin friendly, ok. Idem vale ad esempio per il sindaco di New York, ok. Adesso facciamo un paio di esempi, però chiaramente quando tu hai un major, quindi un sindaco, comunque un comandante di una città o comunque di un'intera regione americana che è più, diciamo, dal nostro lato, ecco, in questo caso, sicuramente la gente che investe in cripto non va a scappare a Dubai. Come dicevi anche tu, anzi come dicevate entrambi, tutte e due prima, cioè se io creo il presupposto per vivere e convivere con una situazione nuova, allora a quel punto lì, cioè nel senso, perché io devo scappare? E come per dire, se all'inizio della creazione del Nasdaq uno diceva, vabbè, ok, allora se investi in Standard & Poor's è un conto, se investi in Nasdaq invece ti rompi i coglioni, cioè che discorsi sono? No? Come anche un po' quello che ha fatto Unicredit, che tra l'altro adesso devo ancora provare perché è uscito poi pare che si stiano ricredendo in Unicredit, esatto, io infatti volevo provare in questi giorni per capire, perché loro hanno fatto proprio instant passo indietro dicendo no scusate, ci siamo espressi male, non ci siamo capiti, noi in realtà lo facciamo per tutelarvi, però è ancora possibile. Adesso io non ho voluto provare ovviamente nei primi giorni per non incorrere in problematiche eccessive e quindi farmi incazzare già di più di quello che ero già incazzato, però voglio fare un test, perché sono curioso. Sì, ma giusto per fare un test. Ma beh, io suggerirei a tutti quelli che hanno un conto corrente in Unicredit di passare a Generali, visto che nel corso dell'anno Generali ha detto che offrirà ai propri clienti possibilità di investire in criptovalute. Certo. Sì, sai qual è il problema? Cioè, anche lì, il problema dei conti correnti è che se tu, ad esempio, hai un... adesso non dico proprio la bolletta, capito, del telefono, però se tu hai un pagamento ricorrente sempre sullo stesso conto, poi è un casino andarlo a spostare. Perché quello è un'altra problematica. Se tu mi metti i paletti, cioè mi rompi le scatole, poi io sì che posso chiudere il conto e spostarlo da un'altra parte, però poi con tutti gli annessi connessi. E in Italia sappiamo perfettamente che non solo in questo periodo di pandemia, ma sempre la burocrazia e questi cambi qua poi ti rompono le scatole fino all'infinito. Cioè è già complicato cambiare un operatore telefonico, figuriamoci una banca su cui hai magari un addebito diretto mensile sul conto, appunto. No, vabbè, allora, le balene che abbiano balene, che siano balene di criptovalute, che siano balene di altri soldi, di altre valute, cercano che cosa? Chiarezza. Prima ancora che il risparmio totale di tassazione, cercano chiarezza, no? Legislazione chiara. Sapere che cosa succederà domani, che deve essere esattamente quello che succederà tra un mese, che deve essere quello che succederà tra un anno,
o tra due anni, o che qualcosa, qualunque cosa arrivi, ci sia qualcuno intelligente al governo che prenda le cose nella maniera corretta. Evidente che questo in Italia non succede, no? Abbiamo legislazione fiscale, normative fiscali continuano a cambiare da un anno all'altro, da un governo all'altro, il sistema pensionistico continua a essere modificato, a seconda che vada sul centro-sinistra o centro-destra, si fa fatica. Io opterei anche per un'altra questione di scelta per chi eventualmente vuole fare delle scelte per quanto riguarda le normative o l'aspetto fiscale, anche la qualità della vita, che non è secondaria, cioè bravo. Andare a vivere a Dubai o andare a vivere in altri posti fa la differenza del mondo. Non so chi è stato a Dubai, se conosce, Dubai vuol dire vivere praticamente gran parte dell'anno dentro i centri commerciali o in casa all'aria condizionata, perché fuori fa un caldo della Madonna, dove c'è poco, diciamo, da condividere come concepiamo noi come socialità di piazze o altre cose. Sì, ci sono un po' di locali, dove ci sono anche degli aspetti, per quanto diversi rispetto ad altri paesi arabi, di differenziazione tra uomini e donne. Certo. E ci sono opportunità, ma anche alcune limitazioni, no? Certo. Secondo me la scelta non può essere solo di natura fiscale, però sono aspetti personali che poi uno decide. Deve essere di natura ambientale, e nell'ambiente compresa anche la questione fiscale. Quindi sì, la consideriamo nell'equazione insieme a tutto il resto. Esatto. Poi, però dipende anche da quando le fai queste scelte, secondo me, perché cioè, ognuno di noi ha anche dei periodi, cioè la vita non è uguale, ok? La vita che hai a 20 anni o 25 anni non è sicuramente uguale a quella che hai a 35-40 e così via andare. Quindi poi ci sono anche delle scelte da fare, cioè più, secondo me, vai in là con gli anni e più, secondo me, devi avere la necessità di avere una struttura, vabbè, a parte ovviamente la questione di stare con i propri cari, gli amici e quant'altro, però anche già qua, guardando la salute, ci sono certi posti dove comunque, insomma, io non è che vorrei proprio andare in tutti gli ospedali del mondo, ecco, cioè, tendenzialmente su questo l'Italia penso sia un buon posto, ecco, a riguardo. Per carità. Sì, allora adesso sia è vero che la Spagna o paesi collegati alla Spagna, come potrebbero essere anche le Canarie, hanno delle agevolazioni fiscali non sulle cripto, ce l'hanno sul regime di attività individuale o societario, sono sicuramente un buon posto e ci sono degli ospedali che funzionano molto bene, magari non in tutte le isole, però sì. Soprattutto su dire Tenerife e Gran Canaria hai qualunque struttura ai massimi livelli. Qua in Portogallo devo dire sanità eccezionale, anche al di là di quello che io potessi minimamente immaginare, e soprattutto una burocrazia che funziona molto velocemente e in maniera snella. A Dubai figuriamoci, ospedali della Madonna, certo. E sanità ai massimi livelli, perché dove girano tanti soldi c'è una sanità eccezionale, tanti stranieri, quindi non saprei dire, beh, Stati Uniti dipende dagli stati, anche lì però la sanità costa, ma c'è ed è buona. Sì, però costa, capito? Cioè, se tu hai un problema e ti partono $200,000 così d'amblè, dici, beh, sti cazzi però, cioè, anche quello... Però la burocrazia di cui parlavi tu è fondamentale. E io faccio un esempio molto banale. Ho la carta d'identità scaduta a inizio dicembre... chiamo mio padre e gli faccio: pa, senti, fai che prenotarmi in comune un appuntamento e c'ho il 4 febbraio, cioè ma due mesi, vabbè adesso ok siamo in pandemia e quant'altro, però cazzo, due mesi per rifare una carta d'identità mi sembra surreale, cioè non è che l'ho detto il giorno prima e quindi uno dice però sei un imbecille, aspettate, vabbè, ho aspettato comunque, però un mese prima, cioè due mesi per avere una cosa di questo tipo, è vero che siamo in situazione particolare, però anche quello, cioè la parte burocratica comunque impatta molto, e noi in Italia siamo messi proprio di merda. Io qua in una settimana ho fatto tutte le pratiche,
Pensa, c'è una certa differenza. Sì, sì, qua non probabilmente non avevi neanche contattato il comune. Cioè, ma ti dirò di più, ti racconto questa cosa. Un giorno vado per, diciamo, la sorta di agenzia delle entrate, ma dovevo chiedere un'informazione. Arrivo che l'ufficio era chiuso da mezz'ora. Quindi ho bussato al vetro, perché ho visto che c'era una persona dentro, e questa persona è venuta lì, ha aperto la porta e mi ha dato le informazioni. Fantastico. Fallo in Italia. Fantascienza. Come minimo ti arriva un dito medio. È una cosa di è un libro di Asimov, Fabio. 3, 2, 1, comincia Luca. Rio de Janeiro, lo sapete che Rio de Janeiro allocherà l'1% delle sue riserve in Bitcoin ed è stato dichiarato che chiunque pagherà le tasse in Bitcoin avrà uno sconto del 10%. E lo sai che la piattaforma di trading crypto.com ha sospeso oggi i prelievi dagli account per sospetto hacking di 4.600 Ethereum Ether in alcuni portafogli. In realtà era ieri, però grazie per l'informazione. Nonostante il dip del mercato, pare che le vendite di NFT e gaming in blockchain stanno crescendo ed aumentando come volumi. E lo sai che Coinbase collabora con Mastercard per rendere facile l'acquisto di NFT, e lo sai che i documenti archiviati sul patent statunitense dicono che Walmart sta per avviare una sua criptovaluta e diversi progetti per entrare nel metaverse. Sì, esatto. Infatti, oltre a fare la sua criptovaluta e entrare nel metaverso, avrà anche una sua collezione in NFT. Ma visto che questo non è detto, lo sapevi molto, infatti stavo dicendo tu questo non lo sapevi molto bene, non lo voglio tenere come punteggio, ma ti dico che i partecipanti al mercato degli NFT negli Stati Uniti d'America si dice che subiranno pesanti sanzioni fiscali, e questo viene sostenuto da Arthur Teller, che è CEO di Token Tax. E lo sai che Fly Fish Club a New York... Giusto perché non senti bene, ecco. Fly Fish Club a New York è diventato il primo ristorante privato al mondo che darà una membership esclusiva tramite i loro NFT. E ci saranno due tier, uno da 2,5 Ethereum e l'altro da 4,25. Ah, buono. E sai che i posti di lavoro in criptovalute... Come? Time out. Luca, refresh un attimo la pagina perché non si vede andare avanti il counter. Adesso io sì, lo vedo, perfetto. Ok, io lo vedo. Lo sai che Near Protocol ha raccolto 150 milioni per dicendo io. Lo sai che i posti di lavoro in criptovalute su LinkedIn sono aumentati del 395% nel 2021? Lo sai che Near Protocol ha raccolto 150 milioni per promuovere Web 3.0? Sì, e lo sai che OpenSea supera i 3,5 miliardi di volume di scambi mensili di Ether impostando il nuovo all time high. Lo sai che la blockchain riuscirà a migliorare la catena di rifornimento dell'acqua in Australia del Nord con il progetto Water Ledger? E lo sai che Tonga accetta Bitcoin come donazione per la ricostruzione post tsunami? Sì, e lo sai che in 24 ore proprio questo conto ha ricevuto $5,000 in Bitcoin, un po' pochino. E lo sai che il campionato di football australiano si assicura un accordo con crypto.com di sponsorizzazione per $25 milioni australiani. Sì, lo sapevo. E lo sai che in 24 ore l'indiano guadagna $1 milione vendendo selfie NFT su OpenSea? Lo sai che Sotheby's accetterà Bitcoin, Ethereum e USDC per la vendita di un raro diamante nero chiamato Enigma? E lo sai che Tyson ha twittato riguardo l'andare all-in su Solana? E cosa potremmo dire? Uno che gli botta la testa... Lo sai che Dogecoin balza del 25% dopo che Elon Musk ha annunciato i pagamenti Dogecoin per il merchandising Tesla? In realtà ti faccio una precisazione. Lo sai che è stato scoperto che nella backdoor, diciamo nel codice del sito di Tesla, esiste veramente una script dove viene indicato che Dogecoin sarà utilizzato come metodo di pagamento per quanto riguarda l'acquisto delle Tesla. E lo sai che fino ad oggi, nel 2021, lo sai che Bitcoin ha sovraperformato nel 2021 sia il petrolio greggio che Standard & Poor's 500, che Nasdaq, che l'oro. Secondo un rapporto di Coinbase.